Vangelo di oggi vediamo le difficoltà che Gesù ha incontrato nel suo cammino, nell'ostilità dei farisei e scribi, e l'incomprensione degli apostoli. Oggi vediamo i farisei che si avvicinano a Gesù per mettere la prova, per avere un pretesto contro di lui. E per conto sopra il matrimonio, se uomo può mandare via la sposa, la moglie come Mosè ha permesso. E Gesù risponde che Mosè ha permesso questo perché per la durezza del cuore dell'uomo. Il progetto originale di Dio non è così. Quello che Dio ha unito, l'uomo non separa. Quello che l'amore unisce, nessuno deve separare. E questo è molto importante per il tempo di oggi, dove sono purtroppo molti matrimoni, anche nulli, che hanno costruito il matrimonio non sopra la roccia, che è Gesù, ma sopra la sabbia. E per questo non durano molto. Quello che Dio ha unito, Dio è amore. E Dio accende questo fuoco, mette nel cuore dell'uomo e della donna questo amore. E la responsabilità della coppia è mantenere vivo questo fuoco. O prima scoprire se questo fuoco è fuoco di Dio o solo fuoco di paglia. Se fuoco di paglia è come un'attrazione fisica, un'emozione forte, non va a durare molto. E molti purtroppo si sposano senza verificare se questo fuoco che sento nel cuore è di Dio, se è vero, autentico. Invece bisogna proprio discernere proprio all'inizio questo. Quello che sento nel cuore per l'altro è di Dio o non è di Dio? Quell'altro che dice che deve sentire per me è di Dio o no? Per questo bisogna far entrare Gesù già nella coppia, già nel fidanzamento. Pregare insieme, frequentare la messa insieme. E chiedersi se io voglio stare con l'altra persona nella salute, nella malattia, nella gioia, nel dolore. E per questo il fidanzamento è un tempo prezioso, importante. Devo conoscere l'altro con i suoi difetti, amare l'altro con i suoi difetti. E devo immaginarmi se succede qualcosa, un accidente, l'altro rimane nella sedia a rotelle, o se l'altro va in depressione, o qualche cosa che può succedere, io rimango con ella o con lui, o no. Solo la persona che ama veramente rimane con l'altra persona, non solo nella salute, ma anche nella malattia. Una mamma o un padre, no? Amano figlio o la figlia, anche se o figlio va in depressione o rimane in sedia a rotelle, è mio figlio, è mia figlia. L'amore non cambia. E lo stesso amore che di Dio deve essere anche nella coppia. Dio è amore e lui non cambia. E ogni amore autentico partecipa all'amore di Dio che è eterno. E per questo, se Dio accende questo fuoco, questa fiamma nel cuore di un uomo e di una donna, bisogna custodire questo amore e mantenere vivo questo amore. Dio accende il fuoco, ma poi è la responsabilità della coppia di mantenere vivo questo fuoco con piccoli gesti, parole di amore, di affetto, di aiuto reciproco. Tutto quello che mantiene vivo questa fiamma. E nessuno può spegnere questo fuoco se la coppia non lo permette. Una coppia che è unita nella preghiera e con Gesù nel cuore, no? È più protetta per superare, no? E vincere tutte le difficoltà che incontra il cammino. Tutte le coppie incontrano difficoltà, può essere economiche, difficoltà relazionali, difficoltà di salute, ma tutto possono superare se rimangono unite nella preghiera. Gesù promette anche nel giorno del matrimonio che ti sta vicino nella salute, nella malattia, nella gioia, nel dolore.
Per questo è tanto importante di fare il discernimento nel tempo del prima di sposarsi e soprattutto dopo di lottare insieme. Ecco, il nemico vuole distruggere la famiglia, le famiglie, perché lui sa che una famiglia unita è a gloria di Dio e per questo vuole distruggere le famiglie. E Dio dà tutte le grazie alle famiglie, non solo di rimanere insieme tutta la vita, ma vuole che siano felici. Per questo bisogna tutti i giorni impegnarsi a farli felici uno l'altro. Il marito di mattina, no? Quando si alzano, può anche pregare Gesù che posso fare oggi per farti felice. E poi che posso fare per fare felice mia sposa? E la sposa stessa cosa, che posso fare per fare felice mio Gesù e la Vergine Maria? E che cosa posso fare per fare felice mio marito? E giù insieme, che cosa possiamo fare per fare felice i nostri figli? Se una coppia fa questo, non solo rimarranno insieme, ma anche felici. E l'ultimo pensiero, noi bambini che ci sono, benedici i bambini, perché bisogna essere come i bambini per entrare nel regno dei cieli. Oggi è un tempo in cui molte famiglie non vogliono più figli. È importante invece pensare che fare i figli sono benedizione per la famiglia e per tutta la società. Sono il nostro futuro e bisogna aiutare i bambini a conoscere Gesù, amare Gesù e desiderare un mondo migliore. La Madonna parla molto che la famiglia è attaccata oggi, ma che anche il Signore dà molte grazie alle famiglie, ad ognuno di noi, per vincere questa lotta contro il male e per costruire un futuro di pace, un futuro pieno di amore. Preghiamo per tutte le famiglie in crisi che possano superare le difficoltà, le famiglie unite che possano essere ancora più unite e le famiglie che desiderano figli che possano ricevere questa grazia. E con questi pensieri ci prepariamo alla benedizione, che il Signore vi benedica.